Ragazzi, mi è morta la videocamera. Mi è morta la videocamera, quindi adesso sto finendo praticamente di girarvi questo video il giorno dopo. Quindi questo è il motivo per cui mi vedete vestita diversa. Comunque, andiamo avanti. Stavamo parlando appunto di questo bellissimo sapone nero di Essaouira, che è da usare preferibilmente con il loro guanto, quello che si usa negli hammam, per esempio, che io ho già però, quindi non ho comprato, con estratti bio naturali. E questo va benissimo, insomma, da mettere sul corpo, lasciare in posa e poi andare col guanto a grattarlo via, diciamo. E farsi quindi lo scrub. È veramente un quintale e mezzo di roba e l'ho pagato pochissimo. Poi ho preso anche, ovviamente immancabile, io che sono appassionata di saponette, che ormai le uso sempre per lavarmi il viso, ho preso ovviamente immancabile una saponetta all'argan 100% naturale. Queste erano particolarmente economiche, veramente costavano pochissimo, 1 euro forse. Qua c'è scritto tra l'altro viso e corpo, quindi va bene per entrambi. E niente, contiene l'olio d'argan. Ha un inci totalmente naturale perché la composizione sono acidi grassi vegetali e olio d'argan 100% naturale. Ovviamente origine Marocco e quindi direi immancabile. Poi ho voluto provare anche questo gommage Savon Noir a base d'olive e d'argan. Questo qua, che è un gommage per il corpo perché sotto c'è scritto corpo. C'è dentro l'olio d'argan e altri oli essenziali. È un prodotto 100% naturale. E questo è grandino perché sono 125 ml. È della Dermargan, come potete vedere, su tutti i prodotti. Tra l'altro devo dire che c'è la data di scadenza. Quindi molto carina questa cosa. Cosa che da noi neanche fanno. Invece in Marocco metto la data di scadenza. C'è anche un sito, se volete, non so, andare a dare un'occhiata. E anche questo l'ho pagato pochissimi euro. E niente, lo proverò ovviamente, poi vi farò sapere. Poi ho voluto prendere questa Masque de Visage Rasoir Purifiant. Questa qui, che è un po' piccolina, perché questa sono 100 grammi. Però anche questa l'ha pagata una cavolata, all'estratto di rosa. Questa è da mettere in posa sul viso, ovviamente per una decina di minuti. È una maschera all'argilla, quindi insomma un po' come tutte le maschere d'argilla. Qua sotto sono indicati, è indicato l'inci, che come potete vedere è ottimo, e i principi attivi. C'è dentro ovviamente l'acqua di rose, acqua di rose che ho comprato in quantità esorbitanti. Queste le ho prese in un'erboristeria, un'erboristeria bellissima tra l'altro. E le vendevano tipo a 5 euro. Forse nei succhi le trovate anche a meno se contrattate bene. Comunque vabbè, insomma, io l'ho voluta prendere perché c'era la promozione che se ne prendevate 4 vi regalavano la quinta, quindi ho detto ma sì. Queste sono credo da, ecco, da 125 ml. Sono acque di rosa naturali perché c'erano anche quelle profumate alla rosa, però la signorina è stata molto chiara, mi ha detto c'è quella profumata alla rosa e c'è quella acqua di rosa naturale. Io ho scelto ovviamente quella naturale che userò come tonico e sono molto carine, insomma sono tutte nella confezione di carta, poi c'è la bottiglietta di plastica, eccola qua, e l'ho presa insomma in quantità. Hanno tra l'altro un ottimo profumo, si sente già da fuori della confezione. E ne ho presa appunto un sacco. Poi, sempre in erboristeria, ho preso questa saponettina allo zafferano perché lì lo zafferano possono venderlo solo in erboristeria o in farmacia oppure in aeroporto lo trovate. Perché nei souk non ve lo possono vendere perché altrimenti c'è il rischio che, insomma, è un po' a tutela dei turisti, perché altrimenti c'è il rischio che vi vendano lo zafferano, quello tarocco, che è in realtà la curcuma, che a volte vi spacciano come zafferano. Quindi a tutela dei turisti lo zafferano vero può essere venduto solo in farmacia e in erboristeria, altrimenti c'è il rischio che li arrestano se li beccano vendere lo zafferano. Quindi in erboristeria ho trovato questa bellissima saponettina, tra l'altro con un buonissimo profumo, saponetta quella di glicerina ovviamente.
con dentro lo zafferano, che la ragazza mi ha detto che va benissimo per le impurità del viso. E ok, poi ho preso un altro lietto d'argano giusto per provare varie qualità. Questo l'ho preso nei souk, anche questo è biologico, come potete vedere, certificato dalla AB, e anche questo è piccolino, è da 100 ml. E niente, volevo provare diverse qualità, tanto ho già capito che nei prossimi giorni sperimenterò l'olio d'argan in tutti i modi possibili. Poi, quando ci siamo fermate nella cooperativa di donne che producono l'olio d'argan, ho ovviamente fatto degli acquisti, però devo dire che ho trovato dei prezzi alti, più alti rispetto ai, diciamo, ai souk o anche alle erboristerie, alle farmacie di Marrakech. Però vabbè, insomma, era anche una buona azione quella di dare comunque dei soldi a delle cooperative femminili, quindi questa cosa mi piaceva e ho detto vabbè, prendiamo lo stesso qualcosa. Ho voluto allora provare questo olio d'argan con olio essenziale di lavanda, quindi un olio d'argan profumato alla lavanda. Gli ingredienti sono appunto olio d'argan e olio di lavanda, quindi assolutamente naturalissimo. Questo è da, anche questo credo che sia da meno di 100 ml perché è piccolino. Secondo me è un 70 ml, quindi un po' più piccolo. Con lo spray, anche questo qua, li usano. Vendere l'olio d'argan nelle confezioni a spray, non so come mai. Appunto, la cooperativa era su Sargan. E niente, proveremo. Poi sempre nella cooperativa di donne ho voluto prendere questa cosa che mi incuriosiva un sacco. È una maschera di quelle, vedete, che hanno la forma del viso. Contiene appunto olio d'argan biologico ed è una maschera a viso, vedete, tutta lattiginosa. Sono proprio curiosa di provarla. Qua dice che va lasciata in posa per 15 minuti. E qui ci sono gli ingredienti, che sono assolutamente naturalissimi, quindi un ottimo inci. E niente, proveremo anche questa. Poi sempre alla cooperativa ho voluto prendere questa maschera, che potevano anche riempirlo il barattolino, però vabbè, fa niente. Ho preso questa maschera all'argilla rossa. Qua dice che è a base di estratti di piante medicinali e oli essenziali, calma e fortifica la pelle affaticata. Questa ovviamente va miscelata con un'acqua di rose che mi hanno regalato, la regalavano appunto insieme alla maschera. Anche questa dovrebbe essere da 100 ml o 125. È un'acqua di rose naturale, me l'ha spiegato bene la signorina. E niente, vanno ovviamente miscelate, viene fuori una pappetta, la si mette sul viso, insomma, come tutte le maschere. Questa è una maschera Alga Soul, che è ovviamente in polvere e bisogna fare la pappetta per poterla mettere sul viso. Poi ho preso ho voluto prendere anche l'olio d'argan alimentare, perché lì lo usano anche per cucinare, quindi ho voluto assolutamente provarlo, voglio proprio provarlo nelle insalate. E questo è da 100 ml e non è biologico, però insomma proveremo. Anche qui ovviamente c'è una data di scadenza. E mi raccomando, per uso alimentare vendono degli oli specifici, infatti qua vedete che c'è scritto alimentare, e quindi mi raccomando, prendete quelli specificatamente alimentari. Poi ho preso, ecco, questo qua l'abbiamo preso sia io che il mio ragazzo. È una mattonellina, vedete, che vendevano di diverse fragranze. Questa l'ho presa nei souk, che ha un profumo stupendo. Questa è all'ambra ed è veramente, mamma mia, è qualcosa di fantastico. È fortissima, ha un profumo stupendo. Questa è addirittura nella plastica, ma si sente fortissimo anche dalla plastica. Questa va messa, niente, per deodorare gli ambienti. Il mio ragazzo per esempio l'ha sperimentata sopra il calorifero e si sente tantissimo, veramente profuma tutta la casa, pazzesco. Oppure in macchina. Oppure il signore diceva che potete anche metterla nella doccia, poi far scendere l'acqua calda e profumare tutta la doccia, però secondo me è un po' sprecata. Comunque veramente ne basta un pezzettino, ve la mettete in camera, magari tra la biancheria, e profuma veramente
da impazzire, tantissimo, veramente veramente buona. E ok, poi ovviamente immancabili, 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 ho preso le babouche, ho voluto prenderle con questo disegno un po' più elaborate, il signore mi diceva che questo è un disegno berbero e le vendevano ovviamente tutti i modi, tutti i colori, io le ho volute prendere così lilla, che trovo veramente carinissime. E queste le ho pagate abbastanza perché ho scelto un modello caro, ovviamente. Io scelgo sempre i modelli più cari. Poi ho preso altri souvenir, insomma, da mettermi in camera. Vendevano tutte le teierine, quindi ho voluto prenderne una in miniatura da mettere, in camera mia. Poi, nel Riad avevamo questi graziosissimi barattolini con le nappine e dentro c'erano i cotton fioc e anche i dischetti di cotone, ce n'erano due, uno con il cotton fioc, uno con i dischetti di cotone, veramente carinissimi, infatti li vendevano di tutte le grandezze, io li trovo adorabili in ferro battuto. Poi, sempre insomma, stesso stile, ho preso anche la candelina. Ecco, c'era anche la nappina attaccata che mi sa che si è persa nel sacchetto. Comunque, con la mano di Fatima e dentro c'è la candelina, poi ovviamente mi rimarrà il contenitore. Poi io adoro i bicchieri grandi per bere, quindi ho voluto prendere anche questo bel bicchiere tipicamente marocchino per bere l'acqua semplicemente a tavola. Poi mi sono presa questo portachiavi che però attaccherò da qualche parte perché è troppo carino. C'è la mano di Fatima e c'è la nappina rosa, ovviamente immancabile. Sotto, pagati pochissimo, questo l'ho pagato 1 euro tipo. Poi ho preso, ecco, quello che vi dicevo, il contenitore del tagine in miniatura, guardate quanto è tenero. Praticamente quelli veri sono più grandi, sono in terracotta e qua dentro ci mettono il cibo. Poi ci mettono sopra il cono e li mettono a cuocere. Poi ve li portano in tavola sempre così, tolgono il cono e voi potete mangiare. Questo è uno in miniatura, ovviamente da usare come soprammobile. Troppo troppo carino. Poi a Essaouira ho preso anche la calamitina. La calamitina babouche con scritto Essaouira. Eccolo qua. Tutta sballuccicosa che mi piaceva troppo, io poi colleziono calamite, quindi non potevo non prenderla. Basta, io credo di aver finito, spero di avervi fatto vedere tutto, spero di non avervi fatto tipo addormentare, perché mi rendo conto che sono veramente tante cose. Niente, io spero che i miei acquisti vi piacciono, se anche voi siete andati in Marocco ditemi cosa avete comprato. E niente, io non posso fare altro che consigliarvi di andare a Marrakech, è davvero bella come ambiente, più che come bellezze storiche, è veramente un altro mondo veramente veramente bello. Quindi andateci assolutamente, io ve la straconsiglio. Bene, se avete delle domande, ovviamente io sono qui. Mi raccomando, indovinate cos'è successo a quella signora accanto a me al ristorante, così potete vincere il vostro biglietto d'Argan. Io vi mando un grosso in bocca al lupo, un mega bacio e alla prossima. Ciao!